chiamava Mohammed Shehab, discendente di emiri di nomadi, suicida perché non aveva più patria, amò la Francia e mutò nome. Fu Marcel, ma non era francese, non poteva più vivere nella tenda dei suoi, dove si ascolta la cantilena del Corano gustando un caffè. E non sapeva sciogliere il canto del suo abbandono. L'ho accompagnato insieme alla padrona dell'albergo, dove abitavamo a Parigi, al numero 5 della Rue des Carmes. A passito vicolo in discesa, riposa nel campo santo di Vry, sobborgo che pare sempre in una giornata di una decomposta fiera. Forse io solo so ancora che visse, e forse io solo so ancora che visse, e forse io solo so ancora che visse, e forse io solo so ancora che visse.